Salve a tutti, sono tornato con un'altra recensione, una brevissima recensione di un manga in due volumi, Gun Dolls, eccolo qua. Questo manga risale al 2008, l'autore è Kenjiro, ogni volume costa circa 3,50 euro ed è edito dalla Star Comics. Sono volumi anche discretamente grossi, nonostante non siano i classici volumi. Per così dire, sottilette, insomma, sono discretamente spessi, eccoli qua. Tanto per. Allora, la trama è abbastanza semplice quanto breve. Una ragazza, Kyoko, è una pilota. Praticamente, questa pilota è diciamo, un'abile marionettista. Si può paragonare tranquillamente a Kankuro in Naruto. A questi piloti, ad ogni pilota è associata una Gun Dolls, una marionetta. Nel caso di Kyoko, la sua marionetta è zero. Tra il pilota e la marionetta c'è un codice, un patto, un ordine che deve essere assolutamente rispettato dalla marionetta con cui si stringe un legame. Nel caso di zero, l'ordine ineccepibile al quale deve assolutamente obbedire è quello di proteggere a tutti i costi la propria padrona, Kyoko. Kyoko arriva, ovviamente questi piloti erano stati impiegati inizialmente a scopo bellico. Con il finire del periodo delle guerre, questi piloti e queste marionette sono pian piano finite nel dimenticatoio e sono state, per così dire, rinnegate dal resto degli altri cittadini che temono il loro potenziale bellico, il loro potenziale distruttivo. Kyoko arriva al castello del conte di Vendain, un abile creatore di marionette. Perché ci arriva? Perché ci sono stati dei rapimenti di alcune ragazze e pare che dietro a questi rapimenti ci siano delle marionette. Siccome ovviamente quasi tutti i piloti sono, diciamo, caduti in decadenza, sono spariti, questo creatore, il più abile creatore di marionette ancora in circolazione, il conte di Vendain, pare che sia ovviamente il primo tra tutti i sospettati di questi rapimenti. Ovviamente si scopre che il conte vuole semplicemente far rivivere una marionetta demoniaca, una delle più potenti creature che siano mai state, diciamo, mai state concepite, la marionetta del diavolo, Verai, ho detto. Ovviamente toccherà a Kyoko cercare di sventare il suo piano malvagio. Vi ho spoilerato praticamente tutta la trama, per cui perdonatemi, però è una lettura piacevole, è ben disegnato. La trama è completa nella sua essenzialità, ovviamente per i palati, diciamo, più esigenti, per chi è abituato ad anime o a letture un po' più corpose con trame un attimino più elaborate, forse ne rimarrà deluso. Si poteva ovviamente sperare in qualcosina di meglio, almeno nella caratterizzazione dei personaggi. Si tratta comunque anche parte della loro infanzia, della creazione delle marionette, insomma, diciamo che quasi nessun punto saliente che compone questa trama è stato lasciato, per così dire, scoperto. Si sa di tutto un po', però magari, che ne so, un terzo volume avrebbe potuto giovare alla trama di quest'opera. Diciamo, se volete passare una lettura piacevole, breve e rilassante, senza troppo impegno, Gun Dolls io comunque lo consiglio. Diciamo che merita quantomeno la sufficienza, merita perlomeno di essere letto, tra l'altro in due soli volumi, per cui si legge in brevissimo tempo. Bene, detto questo, grazie ancora per avermi seguito e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!